Molt bona tarda a tots i a totes, amics i amigues. Se sent bé? Potser pel valor. Sí. Sí? Bé, un cop més ens trobem a la llibreria en Gerard, a casa de la Gerpi, amb el que tant i tant i també col·laborem en la tasca de difusió de la nostra literatura i de la nostra cultura. I en aquest cas, per la presentació d'una novel·la, Soldats abandonats, especial i diferent, per molts motius que tot seguit podré explicar, entre els quals està en primer lloc un fet molt important, el fet que és una novel·la negra, concretament escrita en algerès. El seu autor, en Gavino Balata, el qual tinc de presentar, diu amb orgull que Soldats abandonats es situa a la confluència de moltes primeres voltes. És el primer cop que un autor algerès guanya un premi literari per una novel·la negra a Catalunya. Primer cop, primera volta. És el primer cop que es publica a Catalunya una novel·la en algerès. És el primer cop que es publica un llibre en algerès normatiu. I és la primera novel·la del Gavino Balata. Per tant, és a dir, estem parlant d'una confluència de primeres voltes. Aquesta confluència faria impensable que sent el Principat, amb motiu de la presentació de la seva novel·la a Terrassa, premiada l'any 2023 amb el Ferran Canyameres, el Gavino passés per Tarragona i el Unió Cultural del Tarragonès no s'impliqués en la presentació del seu llibre. Tarragona i l'Alguer, tot i separats pel mar, estan més a prop culturalment que Tarragona i Madrid, posem per cas. I fixeu-vos que he agafat aquest matí el plano i he mesurat en milles la distància entre el Principat i Madrid, i hi ha molts llocs del Principat que estan molt més a prop de la que de Madrid, però a més culturalment estem molt més a prop, això és evident. El Gavino, tot i no ser un algerès, ell diu amb D.O., denominació d'origen, ja que té un 50% de sang escocesa per part de mare, concretament de Glasgow, va escriure en algerès Soldats abandonats perquè la va somiar en algerès. Va somiar en algerès. I tot i ser parlant passiu, viu durant molts anys, d'algerès, i que les seves llengües maternes foren l'anglès i l'italià, a partir del pic dels 26 anys va voler recuperar la llengua dels seus avantpassats, estudiant-la i formant-se en diferents entitats i institucions, entre les quals està Òmnium Cultural de l'Alguer i l'Institut Ramon Llull. I des del 2009 és un activista per la llengua i la cultura de l'Alguer. Per la llengua és evident, per la cultura m'acabo d'assabentar d'un altre element importantíssim. Aquí no està per casualitat avui, en aquest dia, perquè coincidia que doncs, també a Terrassa presentava la seva novel·la, sinó perquè, a més, ell és el president dels Mataressos de l'Alguer. És a dir, és president de la colla doncs que dies 5 i dies 6 de Castellers faran aquí la presentació internacional a la Font, al Passeig de Toros, etc. Per tant, és a dir, aquest element, no només lingüístic, sinó també cultural, és un element que cal posar en valor. Ell considera que l'algerès, en aquest cas, té una gran producció de cultura, teatre, cançó, poesia, etc. Però doncs, té certes mancances encara. Importància de la producció de prosa, i això és una de les coses que va motivar justament a començar a escriure. El Gavino no ha publicat res en italià mai, tot i que té alguns premis. Doncs, i no ha volgut mai traduir les seves obres d'aquesta llengua, tot i que és la seva llengua materna, la qual cosa dona perfectament idea del seu compromís amb la llengua i la cultura de l'Alguer. Compromís que també vull posar en valor, ja que professionalment Gavino Balata és un home que prové de l'àmbit de la tecnologia i la innovació. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i fundador i director d'una empresa de software per a anàlisis científics. Soldats abandonats és una novel·la negra, com no podia ser d'altra forma haver estat premiada amb el Premi Ferran Canyameres. És una novel·la negra que es desenvolupa a l'Alguer al final de la Segona Guerra Mundial, després del bombardeig alemany
de la ciutat alemanya, de la ciutat del dia 17 de maig de 1943, davant la Segona Guerra Mundial, i sobre la qual Gaví ens parlarà amb moltíssima més autoritat, perquè al final ell és l'autor. Vull acabar aquesta breu intervenció sentit al mateix temps per la seva presentació i donant-vos un cop més les gràcies per respondre a aquesta invitació i al Gavino per haver volgut estar amb nosaltres. Des d'on del Tarragonès volem que això sigui el principi d'una gran amistat i gran relació amb l'Alguer i els algueresos, amb els quals, a més de compartir la llengua, el mar, aquest matí l'he ensenyat que anés fins a tocar ferro i anar, per anar la llengua, el mar i la cultura, també compartim tècnic, perquè el tècnic d'Òmnium del Tarragonès és al mateix temps el tècnic d'Òmnium de l'Alguer, d'Òmnium Cultural de l'Alguer. Moltes gràcies de nou i Gavino, tens la paraula. Gràcies, gràcies, Cristian. I jo els agraciaments els faig a l'inici, perquè si no després a la fi no puc oblidar i no vull ofendre ningú, per això gràcies a Òmnium Cultural, gràcies a la Libreria Serà i a les persones que són vengudes aquí a trobar-me i a conèixer aquest treball. I també crec que escoltar un poc el meu accent exòtic. Sí, la presentació d'una d'òpera és per un escriptor és una cosa emocionant, perquè veus les cares de la gent que alla fi chissà, compraran el llibre i te contactaran i te diran si li és agradat o si no li és agradat, o faran critiques, totes coses que fa part de l'activitat d'un escriptor. Però fer-lo aquí a Tarragona, per un algarès, és una cosa encara més que té un impacte encara més fort del punt di vista emocional, perquè, com sabeu, l'Alguer i Tarragona són ciutats agermanades, la llegenda diu que gran part dels colons catalans que són stati portati a l'Alguer per repoblar la ciutat si arrivano de Tarragona, del Camp de Tarragona, insomma, erano vostros veïns, i veïns avantpassats. I ara no sé si geneticamente è stato un rastro genetico di macchina che usa antichi serapopoladors, però il rastro più importante è il fatto che io sto parlando la mia lingua e voi altri manteniamo perfettamente. Per ciò che non viaggi mai la stessa dimostrazione in un'altra maniera per manifestare il fatto che lo spazio della mia famiglia linguistica. E il fatto che l'inizio di tutto questo processo che ha portato alla scrittura di questo libro sia stato un sogno, o un sogno, cosa la chiesa di un sogno. Un sogno è una cosa completamente involontaria, perché mai che te l'aspetta si pensa una cosa. E molte volte è una cosa che io dico sempre, perché è incredibile. Cioè, se io quel dia, la notte precedente, avessi mangiato mezzo oggetto, probabilmente, o non avessi tangut lo dia che è tangut la notte prima del sogno, o se non avessi mirato una pellicola che fosse mai influenzata, chissà, non sono anche queste cose, starei qui magari come a Castellier, chissà, però sicuramente no, come a scrittore. E il sogno è l'episodio centrale della novella, la cosa che fa funzionare con tutta la storia. E senza contare mezzo del necessario, perché non voglio fare spoilers, però è mai io, ma sono stato ascoltato, ma avendo sognato un episodio di un mignon giovane che si trova una specie di sotterranei al complesso architettonico dell'Eglésia di San Michele, che per chi è stata la che è anche l'Eglésia che ha la cupola multicolor, e la sta agli altri. Probabilmente al sogno non gli aveva la motivazione, ma soprattutto è diventato un personaggio che era stato giustificato che la sta in aquelles condizioni. Però anche se l'ho qui sotto terra, sapeva che després d'una parete, darrere d'una parete, hi ha remors. I alla fine s'adona che aquestes remors sono due persone che stanno in prosonare després darrere d'aquesta parete. I l'usomio s'acaba qui, no è che oggi fate, ma l'unico particolare, il particolare più importante, è che
tutti i personaggi del solo non parlavano mai inglese. Io tengo la fortuna di essere, come dite Zaccaria, se io so bilingue italiano-inglese per questioni di famiglia, mi arriva a trilingue arabo, perché insomma, appena scritto un libro, penso che pochi libri che parla abbastanza bene anche il catalano. Però parlo anche altre lingue per questioni di lavoro, la parlo sing. Ma trovo, specialmente nel momento da stress, no? Che parlo durante quando stico a dormire. E non mi viene a dire, stai a parlare in francese, o stai a parlare in castellano, no? La castellana è rarissima, perché è l'ultima delle lingue che conosco, in ordine di proficienza, di essere l'ultima. E però lascio passo perché, non so, se vedi, sta stimolato per la stress del lavoro, eccetera, e allora la mente. Io sempre vedi, mira, tu conosci la lingua che parli, ho. Però so, se ne parli, mes, o differente, vedrai che tu sai che io parlo, avvisa un esorcista. Perché se non sono aquelle cinque che io conosco, ci sono altre, e smanzi di avvisare un esorcista. Insomma, ma aspetta, ma che sogno, e era un sogno, io dico sempre, a un'alta definizione, particolare, insomma, una pellicola ben fatta, sei ben fatta. E teniva un'altra caratteristica, che normalmente, quando sbordiamo, andiamo al lavoro, e al momento che siamo conduiti, o saiamo all'officina o al nostro gruppo di lavoro, 99 volte sente lo sogno già l'avevo virato, no? Non sarà cosa, è rarissimo. Io all'epoca lavoravo a Sassar, che è la capitale della nostra provincia, lavoravo all'università, stavo facendo il dottorato di ricerca, e viaggiavo tutti i giorni a macchina, a coce, avanti, sono 25-30 minuti. E questa cosa del sogno, questi episodi, esco, no, reveura tante volte la matescia pellicola. Un giorno, due giorni, tre giorni. Non so se me, ma stava auto-influenziante e rafforzante il ricordo agli occhi di olvidarmi ad un sogno, che è una cosa che ci passa gira. Però al capo del terzo giorno ha detto, beh, che sogno non lo so volanato. E se gli ha un premio letterario alla GE, che alla spesa è partecipata a altro sconto, e la scrive, così, ma tre, il cervello, posa un papà, sta negli A e deixa di molestarmi. Quando scrivo su un episodio, ma sì, e naturalmente ha scomanzato a specificare perché se mi sta negli A, cosa i fan a questo Sosiaius, a Magazza, Reno da una parete, e esce a poco, ma sono donati che gli avvia materiale, e poi è cioè, una cosa un po' più articolata che non un conto a breve. Sempre lì che negli ho dei 20 pagine, alla fine sono 200 pagine, insomma sono un po' che, agli allargati. E l'altra cosa è che a mamma, che andava avanti alla scrittura, raunava, e ha due cervelli che spende due emisferi, no? Allora, io gli emisferi incaricato della creatività, che cercava di costruire una storia ben fatta, agradabile, eccetera. E l'altra parte che un po' messa strategicamente pensava a cosa significa pubblicare una novella da parte della GE. Perché lo dico per la gente che no, magari conosce la GE, però non conosce esattamente la situazione anche della cultura o della letteratura. Ya, per chiunque la conosce, il pubblico, però non tutti. Iesa Kesha, alla GE pubblichè moltissima poesia, anche di livello alto. Tenim Antoni Cano, per esempio, che è un Claudio San Jordi. Tenim musics e cantanti dal livello come Franca Masu, che è un'altra Claudio San Jordi, questo per ora. Tenim molta gente che produce cultura di alta qualità, letteratura di alta qualità, però la maggior parte sono poetas, musicistas, tenim teatro, grazie a Dio, che sono una. Quando la GE ha un'opera di teatro, il teatro è sempre aperto, non si trova agli occhi. Has de comprare, è come un concerto per Springsteen, has de comprare le entrate, mesi prima. Anche questi giorni, questi fine settimana, ha un'opera di teatro, ha fatto tre repliche, che è una cosa strana, perché normalmente la fanno due, perché se no la gente sa,
saggiamente che non trova, che non trova il biglietto. Penso teatro sì, musica sì, poesia sì, prosa no, non ne ha, sì ne ha veramente poche. Un grande fetta, non è una, un gossip che era di che ne parla male dell'altro, spero è una critica positiva che io faccio allo organizzatore del premio Sari, che è il premio di letteratura che sa fare la GIE, per esempio, ellos fanno un'opera ammirabile e importantissima del promozione della cultura. Anguan è la 41ª edizione del premio Sari, perciò è una cosa che ha lasciato una traccia, che è importantissima. Però quando fanno il premio pubblicano solo la sopra di poesia, non pubblicano la sopra di poesia. Noi abbiamo un recul con la solite tots, ma meno il finalista, no? E la roba quando si fa è che pubblica la poesia costa le spocche, perché la poesia sono curtas e si fa rapida pubblicare un recul di poesia. E su un'idea che io tengo, che quella che fa un'amica di materiale, fa una selezione e fa una patente antologia del contas del premissari, perché secondo me merece. Risultato, io penso ai giovani, penso ai svignoni, penso alla gente che pulgherà la triada che fede io a Vitissi Sans, ok, concentriamo sulla regalese, vediamo un po' perché c'è lingua che è sempre in testa là, ma non è mai praticato. Allora, io come fede a imparare a catalano? Sono andato a un corso, ma sono buttato al primo corso che ho trovato, che era un corso organizzato dal Domnium Culturale della Righe, a collaborazione con l'Istituto Ramon Llull e l'anno scorso della certificazione del catalano, quello del catalano standard, non il catalano lì. Io non ho più differenza, ma era il primo che era disponibile, ma si è appuntato al primo che ho trovato. E è stato interessante perché conosci non solamente la tua variante, però anche te traevo professor Valencià, conosci diverse maniere, no? Di materiali, diversi accenti della lingua catalana, che è una cosa affascinante perché ti dà una sconta che non è smesso la lingua di Tugliaio, sino che a poco ti avvicini che ha una comunità, aveva una fantastica campagna di comunicazione che ha fatto la forma della lingua, che era la Som de Humilions, Som de Humilions che parlano in algarese, pagliarese, valencià, mallorchì, perché in realtà ha una comunità assai più grande, là che l'algarese mi già pensa di conoscere, la lingua della mia famiglia, no? E anche la lingua della tua famiglia, però grazie a Dio, ha un mondo di persone che compartisce la matescia lingua. Perciò, fatto a che scorso, io ho avuto idea di trovare materiale, perché quando imparo una lingua, vuoi praticarla, vuoi leggere, vuoi mirare una pellicola, vuoi mirare una serie di televisione. E in realtà non lo avevo reso. Perciò, io sono agganciato al canale di televisione in linea di TV3, ma sono mirato tutta la serie che io via. Una indigestione di Plaza Bruzzi, insomma, tutta la case che conoscevo, vende plano, vende plano era massa buona, però la Satra sì. E allora, tornando al momento che stavo scrivendo il libro, a Sticky Fento una cosa, e ancora di me non è la responsabilità, perché la deve fare bene, Sticky Fento una cosa che ti ha un impatto, perché ciò è passato al 2006, quando io ho fatto la che spasti a questa malagarista. Però a voi, un mignò che va e fa questa cosa, trovo il libro, al manco un perché a tutto quello che per la poesia è difficile, non sono tutti che la prossimano, non sono tutti che la comprendono, non sono tutti che sono interessati. Da voi parla male dei poeti, mi vola un po' molto in malastetta dei poeti, no? Però te la stessa a me della passione, delle storie. E a ciò a Pietro mancava, e mentre la scriveva pensava che stava posando alla sua spalla una gran responsabilità. E allora è cercato di fare una storia moderna, una storia che rispetta la tradizione, ma non è una storia tradizionale, non è una storia che parla dell'aspetto folkloric che anche sono importanti, però sono cose che già sappiamo. Io voglio fare una cosa completamente differente. E allora pensate, beh, sicuramente, perché lo materiale che teneva a disposizione, l'idea narrativa, bastava bene a fare una novella negra, però, per esempio, manca novella negra, fai una novella negra, fai la
interessant, un film apassionant, un film una història de misteri que fins a la fi no se sap bé qui és el culpable o el dolent de la història. Fem com que el protagonista sigui un minyó jove, perquè rappresenta un cas raro, o sigui, un minyó de 20 anys que parla activament algarès, n'hi ha, perquè no és que no n'hi ha, però no n'hi ha tants, per això una raritat que però és important que hi fossi. I, sempre raonant, els dos personatges que són els soldats abandonats, els viaios abandonats, i la història és que és millor que cerca de salvar-los, no vols dir res més. Però això és la storia di una evasione, fondamentalmente. Los dos soldati abbandonati sono due signori di 80 anni che rappresentano l'alghe del penso passato. E che sono tancati alla chiesa Prosò e mentre scrivevo pensavo, però perché sono tancati? Al mio sogno non c'era la spiegazione. E ho pensato di legare la storia, di farla per farla il massimo possibile algarese, a un avvenimento che ha marcato la storia dell'Alghè in maniera dolorosa e che tutti ricordano, anche quelli che in quell'epoca non erano vivi, perché cada famiglia ha un raccolto del 7 maggio del 1943, la notte di San Pasquale, perché l'Alghè si andava a uscire, la notte di San Pasquale. A tre quarti di 11, sì, se vi riuscì, perché la zona sbagliata, il tempo di pensare. Io parlo di la zona manco un quarto, perché di convertire la zona catalana e la zona algarese. A tre quarti di 11, gli avions della RAF, dell'aviazione britannica, bombardeggiano l'Alghè in maniera completamente immotivata, perché l'Alghè sì che è un aeroporto militare, però sta a 20 km dalla città. E gli avions inglesi agafano il campanile di Santa Maria come riferimento e fanno volpes bombardeggiando la città di 15.000 abitanti, la maggior parte gente povera, perché non è che la chiesa sta mai una città particolarmente ricca, e hanno fatto mese di 6 morti. Un disastro. Tutte le famiglie algarese stanno, un parente, un amico, una relazione malgomandamente. Nel mio caso, mio padre era nato il 4 di maggio del 43. Attraverso la mia storia, la storia della mia famiglia, è di Maiaia, che è il figlio che ha 13 dias, a scia sbrasso, e clorante, perché la ramotta, la bomba, naturalmente l'hanno terrorizzato. No? Stanno a rifugi, e Maiaia non contava che gli avevano impara a sbrasso durante il bombardamento. Le fotografie che ha all'Alghè sono la persona che le ha fatte, è stata da Zagreb Finals. Restituisce un'idea di una città che non era un pericolo, non era un obiettivo militare, e però ha patito la distruzione e la morte. E è stata l'Alghè di Busato, in questo momento, quando questa presentazione davanti, fa un petit referendum per vedere quanta gente della presenza ha viaggiato all'Alghè. Allora, meglio Tarragona che Terrassa, non so finché non sei Terrassa, però la percentuale era invertita, io avevo molta poca gente che aveva stato all'Alghè, però vabbè, città germana è normale, è normale. se avevo viaggiato, se avevo visto l'Alghè, la città veglia, tutte le placetas che ha a Ara, che sono adornate dalle tavole del bar, sì, dalle placetas del bar, sono tutte una mica di forma irregolare, perché quelle non erano placetas, erano edifici. E Ara noi sono messi, non lo so messi. Ricostruite da spese della guerra perché erano le suite de chats del Palaus che si sono affonsati per colpa del bombardamento. Dunque, a questo episodio tragico è la ragione per la quale questi due giovani all'epoca, Jaume e Carletto, che sono due giaius, si trovano, e Traius non si conoscono, si trovano pigliati, amici del bombardamento, d'elite, erano fuori, erano completamente differenti e stanno fuggiti perché tutta sta saltando in aria e non sanno cosa fare. Si ammagano, rientra da questo edificio che sta al costato della chiesa di San Michele e una bomba esplodente fa caura una parte dell'edificio e loro si trovano a una chiesa, non so se c'era
un sotterraneo, una cantina, una cava, una cosa simile, se trovai. Capite? Non vuoi insistere in massa. Passano 60 anni e lo giova Virgilio, che è un archeologo, crede che sia colpa del pete che è del mio italiano, magari sempre Indiana Jones. Perciò un protagonista archeologo, ma magari l'idea che è sì. Sta facendo una scavazione archeologica a un terreno che sta dentro del pesce complex, che era lo Kamsanza, direi che lo cementiri della città all'epoca della peste del 1682-1683. La piccola campagna di scavazione è stata realmente feita da un professore che si chiama Marco Milanese, che era attualmente che si è legato della facoltà di storia dell'Università di Sassa. E l'altra cosa che mi ha impressionato, e lo riferimento è importante, è che in quella escavazione hanno trovato scheletri, ossi e resti delle prove algerese morte durante la pesta. E venim de dos anys de pesta, anche nosaltres. E això, insomma, in effetti io ho cominciato a scrivere il libro prima della pandemia, però nella fase della revisione, a che parallelismo era impossibile non pensare. E io ho visto la mostra delle restas che hanno trovato, e hanno trovato gioias, hanno trovato restas da abbigliamento di seda o di gente ricca, e gli ossi dei ricchi sono mascherati con gli ossi dei pescatori, con gli ossi del mestre di parete. È una bellissima poesia, parlando di poesia, del mio grande attore comico italiano, che era di Napoli, che si chiamava Totò, Antonio De Curtis. E lui aveva fatto una poesia napoletana che si chiamava A Livella. E a questa poesia parla di due uomini che si trovano nel paradiso. Uno era ricco e l'altro era povero. E lui si scandalizza, perché dice, ma io sono ricco. Cosa fai tu al mondo del paradiso? Vuoi venire al paradiso a sporgere perché io sono ricco e che stiamo alla gente ricca? E lui poi gli spiega che la morte è una livella, nel senso che mi sposa tutti al mattesce livello. Perciò la livella applicata alla realtà è lo cansante di San Michel, on si trovava una chiesa sparsata. Perciò che spigno va a scavare e scava, trova lo gioco una strana che sono gli Aius. E si è put motiva una mica tutta la struttura narrativa della novella. E l'altra cosa che magari evidenzia è la sforza di creare un registro linguistico meno adeguato. Perché un conto è la lingua che stai campando io a, e un conto è quanto posso scrivere una novella. La lingua parlare è differente dalla lingua scrivere, la lingua a scrivere, a chi parlare, a rinta di una varietà dialettale, si è possibile è ancora più difficile di scrivere alla standard, perché la standard è la standard. Perciò non posso sbagliare. La grammatica è aquella, l'ortografia è aquella, noi abbiamo tra le mie poche scarsi per la fantasia, sicuramente, però sta tenendo rispetto a certe cose. L'algarese, ti dico che la galese è una standard, arrivano i linguisti, i filologi, ma chi non la spiega, perché non è scorretta l'espressione. Però sì che te un documento di riferimento approvato nell'istituto dell'IEC, degli studi catalans, che è un modello d'ambito restringito. Io, che il documento già all'epoca del mio inizio a studi, me l'è legito e rilegito perché è assai ben fatto. Questo a me è un po' difficile, è un documento tecnico. Io capisco, io tengo una formazione accademica che non è di letteratura, tutti che è fatta all'epoca dell'istituto una scuola umanistica di Maciava. Italia ha la triada tra il liceo scientifico e il liceo classico, perciò greco, latino, questa cosa, letteratura, filosofia, però la spesa all'università è fatta altra cosa. E perciò mi sono posato a studiare e e potuto vedere l'importanza di questo modello, perché ti salva in tante situazioni, quando hai un'ambiguità. Molte forme parlare sono corrette nel parlare, ma non si può usare, perché la lingua è un libro, perché la lingua scrivere è una cosa e la lingua parlare è un'altra. E ancora di più, quando parliamo di una novella che sta scrivendo in una varia dialettale. E per ciò è stato per me un aiuto, perché
mantenere una qualità, perché pensate, se un dama un migliore rapido che vuoi che migliorare lo suo Algares e leggi un libro, l'autore del libro ha la responsabilità, parte fa un bel libro, una bella storia appena scritta, però anche che la qualità della lingua e il registro della lingua sia adeguata. E Anna approfitti sempre per dire che mi sono trovata una frase che a me aggrada particolarmente, tanto che l'ho usata a contracoperta della mia tesi di dottorato, che è una frase attribuita a Isaac Newton, che diceva che si sembra arrivato a Reura più che a Iem, che è una scoperta che Newton una taniva per dire, no? E perché si è montata dal monte della Zaspaglia da Giants. We are standing on the shoulders of giants, è la frase originale. E questa frase a me mi aggrada perché parli per Arisma Castellier, che è la che pensi che è stata bebè. Però è sveglio sa che il nostro progresso è sempre lo fruito del travallo della gente che si fa ancora prima di usare. Sì, lo sveglio dei giganti, da molto del squaz, senza squaz, io non avrei mai potuto fare un libro sci, sono Giuseppe Sanna, che è l'autore dell'unico dizionario del catalano dell'Alghè, che è un'opera monumentale, di 25-27, non mi ricordo, 1000 entradas. Un dizionario che tiene un libro che tiene una sua storia, perché il dottor Sanna era un Mosè, era un capagliano, e sapeva, guarda no, questa gente non me l'aveva avvisato, era un capagliano e teneva un cancer, perciò ha lavorato tutta la vita per posare insieme a Pesce in maniera assai rigorosa, per posare a pari su questi dizionari. E però se stava morendo, e lui sapeva che non arriva l'utenza, che chissà, ma questo l'utenza deve avere la sua opera di tutta una vita pubblicata. E alla fine, lo membro del suo gruppo di lavoro ha inviato a tipografia l'ultima versione, la risata, che però era incompleta, già. Molte parole che gli manca in descrizione, che gli manca un approfondimento. E l'ha inviata a stampare e l'ha portata al povero Don Sanna all'ospedale a Lid, e l'ha vista e da spese di qualche contento naturalmente e da spese di qualche dia è smorto perché stava cavando l'utenza. A quei dizionari è la cosa meno importante che teneva la guerra rispetto a quello che fa la produzione letteraria, perché è impossibile scrivere un buon libro senza un dizionario a portare là, perché non puoi tenere la presunzione di conoscere tutta la lingua. Io non mi spoglio del salto, visto che non la parlo di quanti sono nato, sino che è tardato 26 anni. E perciò vado un attimo merita a lui, vado un attimo merita a un'altra persona che malauradamente già non è, che è Enrico Loffredo, che è stato un antico alcalde, sindaco della GE, che al 2010 ha fatto questi dizionari che stavano in papè e l'ha posata in linea. Ora teniamo una pagina web per tutti, la bella carne insegna sotto a casa della pagina web. Al 2010, sì, era già a renta dell'epoca della tecnologia, però non tanto come a voi. E Enrico ha posato ore di lavoro, un'ora della sua bucciacca e due gruppi di volontari per creare una pagina web che sta citata a Sagraimenz del Libra, che è Algares.net, che è il dizionario di Sanna posato in linea. Ora, lavoriamo un dizionario proprio? Sì, però un dizionario in linea si crede fa una mese. Rapido. Io lo tengo sempre aperto alla pantalla dell'ordinatore e qualsiasi dubbio che tenga va a mirare e quasi sempre trova la soluzione. Quasi sempre perché? Perché il dizionario è del 88 e faltano molto delle parole che sono parole esattuali. E allora non è entra la difficoltà superiore e se cambierà una di trovare la maniera da giunia che ci sparava che manca ed è fatto della maniera più rispettosa possibile, perché è verità che gli scrittori creano la lingua e uno scrittore ha la libertà di inventarsi tutta la parola che vuole, però nel nostro caso non ti dite che io ho una responsabilità tante volte non so poter farci senza ragionare, però spero di averlo fatto bene nel caso che introdurre parole che non era ambizionario. E la terza persona è l'autore del modello d'ambito restringito, Luca Scala,
que m'ha ajudat a fer la revisió dels textos. I és estat també aquell un procés relativament llong, perquè hem treballat dos o tres mesos, amb trobar les cases setmanals per Skype, perquè ell viu a Madrid i no està més a l'Alguer. I és una d'aquelles mestres inflexibles, perquè amb la coneixença que té de la llengua troba totes les incoherències, troba tots els errors, etc. Però no m'ha mai obligat a fer una triada o l'altra. M'ha dit, tu sei l'autor. Però sono lui, io sono lo correttore. La dic, la do che soluzioni, però la triada, la soluzione finale è sempre la tua. E aquest procés m'ha fet també créixer com a persona que escriu, perquè l'escriptor que abbiamo parlato dell'inizio della novella, come un personaggio, i personaggi della novella sono interessanti perché cambiano. Il personaggio iniziale, l'Harry Potter dell'inizio del primo libro di Harry Potter, non è il Potter della fine, no? della saga. E il Gavino che ha scritto la prima versione del libro non è il Gavino di Abui, perché mi ha donato una maniera diversa di vedere le cose e una metodologia di lavoro un po' più raffinata. Ciò non significa che non mi servirà per l'aiuto di Luca per il futuro, perché era stica scritto il mio secondo libro e lui è già avvisato. Gli dico, mira, arriverà l'email, insomma, alle gas, non sono virus. Stessa teoria, gli dici. E sì, non voglio entrare massa alla storia, non voglio entrare massa in altre cose massa tecniche, perché mi gradirebbe lasciare una mica di tempo, se si lo pubblico vuole, per domande, curiosità e osservazioni. Molt bé, gràcies, Gavino. Perdoneu un lapsus. A mi m'ha resultat impossible pensar que els aliats podien bombardejar l'Alguer i impressionant els alemans, tot i que sabien perfectament que eren els anglesos. Ha sigut un lapsus. Perdoneu. Bé, moltes gràcies per aquesta exposició i ara sí, el vostre torn, que és, vaja, estic convençut que hi ha moltes coses, preguntes, qüestions d'interès, no només de la novel·la, que també, de la personalitat del Gavino, que del seu paper en la cultura algresa, del seu món casteller, és a dir, doncs, en fi, del que vulguem. Jo vaig veure els castellers l'altre dia a l'Oriol. A Sant Miquel? A Sant Miquel, no, a l'11 de setembre. Ah, sí, estava amb la celebració del dia, sí. Bueno, perquè també sou poca gent. Llavors tampoc podeu fer grans construccions perquè falta que sigui molta gent i pugueu tirar endavant. Però la veritat és que em va fer molta il·lusió saber que el meu avui hi havia castellet. Sí, molt. No. I una anècdota és que jo, amb els amics que fa 20 anys, o que no m'agradé, 24 o així cada any, jo intento fer tots els esforços del món perquè a més d'un any no tenen any o tenen prohibit. És una mica com la qüestió que no puc traduir jo en un llibre. Absolutament prohibit. És molt millor el món de pilota de la casa. I dels màxims de l'òptica. Ah, sí? Aquests són els primers. Mira d'aquella botiga. Sí. No, que diu que són veïns també, perquè jo habitava al Palau, que sé quan tinc una sorpresa, al Palau del costat de l'Òptica. Sí, que és el Palau de... Té un nom a les guies turístiques, se diu Palau Balata, però no significa que no siguin nobles o... La història d'aquest palau mereix un altre llibre, perquè l'havia comprat el meu bisaio d'una subhasta d'un faliment, d'un noble que s'havia jugat totes les cartes. I allora per pagar els deutes ha començat a vendre propietats i un bisaio l'ha comprat a fi del 200. Jo, Matalesos de l'Alguer, el grup casteller es diu els Matalesos de l'Alguer, que vindria a ser com els xiquets trinxeraires o els castellagaperros, no? No, els minyons... Matalesos dintre del bastió. Matalesos és una paraula. Sí. Matalesos és una paraula identità, ara estem explicant-hi primer a Zacarias. I l'havíem triada
senza esitazione, sì, ma non fai la riunione, benissimo, prima una quella castellera, ok, come non stai in avvisa? E abbiamo visto, no, ste della salta scoglia, si chiama castellera, abbiamo trovato Bordegasso, abbiamo trovato Cicchezza, eccetera, vabbè, sono noms che gridano un po' quella, il tema dell'infanzia, del gioco, no? E allora, Mataresa che è un migno altre maglie, un migno che fa Mataresia, che si crea Malifetas, no? E mi sagrava l'idea perché, a parte che è una parola assolutamente identitaria, Sagon è una parola che usa sempre in solo la linea, e perciò genera curiosità. E gli altri dicono, ah, però che vuol dire Mataresus? E allora, è un conversation starter, sa dire in inglese, no? Una cosa che fa scomanzare la conversa. E terza cosa, cosa che la sai che sia legata al mondo del gioco o del fatto che quanti fan castells si esercita che ha gente grande, gente giovane, gente di tutte le estrazioni sociali, però se alla fine c'è minions che giocano, a fare un bel gioco, no? E allora quanti ti posa la camisa e fa l'assaggio o una passione, ha questo elemento ludic che mi ha fatto ziguale, si può passare qualche ora divertente senza pensare alla responsabilità che ti arriva una volta che esci. Discorsi. Ok, la primera è l'uniquità del Teodor Giaio, che va a partecipare al Congresso Internazionale delle Vacanze del 1907, in un altro Algeres, un po' più fu, un poeta, con il mondo della ragione, che si supporta che la moglie aveva. Al Cavaliere. Al Cavaliere, ascolta il Cavaliere. Era un de Marsan, del suo priorato, che ha fatto una novella sobre... Che sì. Sono una specie di vampiro. Sì, un vampiro. Sì. E lo dolore della storia del mondo italiano. E anche non è leggibile. E non lo so questo, perché il dolente è un personaggio importante. Senza un buon dolente la storia non funziona bene. Vengo un bisaglio, io non l'ho conosciuto perché è morto quando mi pare che arriva da Wanzi, per perciò non l'ho potuto conoscere. Tutta la famiglia me non sempre sa parlare. Però voglio scommettere, però era un cavaliere, perché era un cavaliere è un personaggio importante. Sì. Sono una scrittura, però in generale è una... Io amo la volta la parola d'inglese, ma noi per anglofilia, come passa in Italia, che tu ti fai ascoltare la prima in inglese, sono molto importante, no? La dico perché non avevo sorvegli per metà influenziati, e Ramon Cavaliere era una wild card, sì, una persona improvvisiva, una persona creativa, una persona che teneva mille interessi, una persona che era importante perché scomanzava una cosa, la lasciava, la faceva un'altra, non sempre che cosa è fatta. E a ciò lo fa anche un personaggio interessante. Tant'è che penca al Calash con un altro progetto letterario che quanto anche lo tenessi io lo farei a un altro mio Algares, che non so se conoscevo, se non lo conoscevo, ho sconvito a buscarlo a Libera Sdell, è un storiador che sta di Marcel Farinelli, è un mio compagno della scuola, per un anno di ferie, è un anno più grande di me, però è stata la mattina a scuola, e è il vivo a Barcellona. E ha scritto un libro da mondo della storia della Sardegna, del Corsica, dell'Alghe, naturalmente. E è un grande appassionato anche di Ramon Cavaliere. E la mia idea è stata di fare un libro, a una parte biografica, una storica ben fatta da Marcel, a tutti questi documenti che teniamo, però al finale aperto. E a noi doniamo alla creatività, perché Ramon Cavaliere desaparisce. Mori a Barcellona, sapienza a Barcellona, voltando nel 1911, credo, perché da spesso del congresso della lingua catalana un bisaglio era tornato alla Ghetta, perché il museo era casato, teneva a Fils, teneva un traballo, era una persona un po' come esavorrida, di uscire di Cavaliere. Cavaliere era un po' come una rockstar. E lui aveva voluto restare a Catalogna, ha fondato un periodico, un diario, insomma, ha fatto un milione di cose, e alla fine non si sa più bene i viaggi fatti. Anche se è meglio che ha scritto la novella, è svanguta la crisi, l'ho conosciuta anche e mi ha fatto grazie, mi ha fatto rigore, lo fatto che lì ha dato che ha un'impronta dark, perché
és un vampir. I allora entrem en el, a l'estil de les novel·les gòtiques i aquestes coses un poc fantasioses. D'altra part, Bombisaio teniva moltes qualitats, però segurament era un personatge una mica més tranquil, més normal. Un maestro da scuola, ha una gran disciplina, un gran amor per la, per l'studio, una gran creatività, sicuramente. E è stata la parte di un gruppo di intellettuali sagaresos che, després del premio ritrovamento, che è stato fino al 800, al Spuntactas, che Eduard Toda, che era console spagnolo a Cagliari, aveva venuto con l'Alguer e aveva contattato gli intellettuali del, dell'epoca e da lì hanno ripreso le relazioni, naturalmente all'epoca erano relazioni più elitarie, più epistolari tra intellettuali, però gli intellettuali zagaresi che hanno fatto parte di questo movimento hanno creato un'associazione che si chiama La Palmavera, della quale Palomba, Ciuffo, Cipriano Cipriani, Carmen Doretos, le referenze culturali della Lega dell'epoca, John Pais, erano all'interno di questa associazione. John Pais e John Palomba erano cousin entre ells. Stiamo parlando di John Pais perché la disputa tra i due cousins è quello che ha marcato anche la fine, una amica della, della Palmavera, e ha marcato la, svira, la vita dei due. Perché due cousins, due persone, anche Pais, chapeau, perché non vuoi parlare. Io non è che sono del team Palomba, però so anche di parlare malamente del team Pais, però due grandi intellettuali, tostosos che un grammaticas, la grammatica di Palomba sur pubblicata prima della de Pais, perché Palomba ne atteneva la possibilità economica. Pais era un farmaceutico, era un chimico, e però non teneva recursi economici, no? E da spesa è andata a vivere a Cagliari, per questo anche si è allineato della Lega. La grammatica di Palomba è la roba per la quale Palomba è convirata al congresso, il primo congresso della lingua catalana, al 1907. Pais soffre mortalmente del fatto che ha convirato così e non ha convirato per lei. E questa cosa ha rovinato la relazione tra i due, però anche all'interno di questa associazione la polemica si è mangiata un po' che la associazione. Pais pubblica una grammatica als anni 60, così molti anni dopo. Non mi ricordo se è esposto, ma no, così non è esposto, ma era a proprio di Mascina, era già grande. La grammatica di Pais è una grammatica, la grammatica di Palomba è pre-fabriana, perché 1907, la parte di Fabra sono del 1908, se non ricordo malamente. Per ciò è una grammatica interessante dal punto di vista filologico perché adotta l'ortografia italiana per descrivere la variante algerese della lingua. La grammatica del Pais, no, la grammatica del Pais è una grammatica con criteri més moderni, sicuramente. E è assai ben fatta anche quella del Pais. Sono partite le storie dei partiti gruppi di intellettuali che però animano il nostro contesto culturale fin al dia da voi. Danese che mi è toccato a scrivere un articolo a una rivista algarese che si chiama Al Pultal, una rivista che nasce fa un parel d'anis per rompere il guit lasciato in una rivista storica precedente che era la rivista dell'Alghe, la rivista dell'Alghe che è un'altra cosa in carica. Una stica bollicante, lo sai, però portavo pazienza. Io avevo un periodico che sapeva la Lighe e trattava da queste cose, ha acabato la pubblicazione e era opera culturale, piattaforma per la lingua, ho voluto creare un nuovo periodico che sapeva il portale. Era questa rivista e ha scritto un articolo per da stanzare, dove ho bisogno di Gian Palomba, un'accusa abbastanza greo che è arrivata ad un altro scrittore algarese, una storia d'oro, che sapeva Tonino Bodroni, che accusa Gian Palomba di aver copiato un libro di Grazia Deledda. Grazia Deledda, premio Nobel, prima donna a ricevere un premio Nobel, prima donna salda, perché era di Nuoro, a ricevere un premio Nobel, ha scritto a saggio da molto della tradizione folcloristica della Sardegna. Vintans, mezzo manco, prima che Gian Palomba pubblicasse un libro che si chiama Tradizioni, usi e costumi d'Alghero, un libro in italiano.
non era ben bene un libro, era un assaggio pubblicato all'interno di un'altra rivista che si avvisava l'Archivo Storico Sardo, l'Archivio Storico Sardo. Molte cose sono sembranze, serietà. Però Budruni piansa anche si accusa Greu, per dire ora mirau che grazie che gli appars del libro che coincide perfettamente, meglio che abbia fatto grazie a Verda vinto 26 anni prima, però ciò Paloma ha plagiato grazie a Verda. E non per se Cicero Paloma sua e Tespansa Monbisaio, ma per amore delle ripat, quando io ero in attesa che c'è cosa di si è sveritato che è una bomba, perché è una famiglia del Iaio Palomba, ma ha sempre parlato con una persona integerma, di grande onestà, intellettuale, eccetera. Perciò non mi acquadrava l'accusa a un personaggio che ho conosciuto. Però l'ho voluto analizzare da un punto di vista oggettivo, non ho voluto che stessa Palomba solo perché è della famiglia. E sono andato a Veura, e oggettivamente, per me, l'accusa del plagio è infondata perché il non ha copiato, grazie a Verda. E se sia un proverbio, una maniera di dire, che sa dire la greca, però sa dire anche a Nuoro, e anche sa dire a Catalunya, perché mi trovate anche proverbi e maniera di dire che t'anima in comune, in Sardegna, la greca e Catalunya. Figlia di gaffa, figlia di rata, agaffa, no, figlia di gatta, agaffa rata, ma scusa, lo dico anche a me, no? Tizze gatto, aspetta, lo mio sard non è sbora, non mi ricordo come saliva sardo, però la stessa cosa di tan sard e di tan agaresi, è un plagi, no, è un proverbio che teniva in comune, a me che i nuori sono senza 80, senza 70 km, no, non è poco anche, sì, insomma, sì, non è poco di 2 ore le cose. No, non è giustificato. Andando avanti così, mi sono comprato il libro di Budruni, di Egitto, e mi sono avvisato che tutta la grande accusa si basa nel fatto che a una edizione del 96, pubblicata da un altro grande agresco, che è Don Antonio Nugues, un'analisi critica da che ci ha scritto De Palomba, da Mondo della Stadizione, Don Nugues, che aveva trasferito Maiaia tutto l'archivio personale del Visaio, ha pubblicato una carpeta di scritti di Palomba. E Budruni dice: sono uguali agli articoli che pubblicava Grazia De Verda. Sì, perché era una Ponz, al tempo non esisteva un fotocopiatore. E Monbisaio era una delle persone che per studiare una cosa teneva una sede copiarla e prendere nota. Tu sai perché io ho passato tutta l'università, io dico: qual era la Ponz? Perché è la mia maniera di memorizzare le cose, a scriverle, no? E però tu lo puoi accusare di plagio per un documento che la persona che ha plagiato non ha pubblicato, perché non l'ha pubblicato te, l'ha pubblicato Don Nugues, anzi da stress, no? Perciò, è come se era a me, la trovesse a Mazzo Punz dell'università e dicessi: no, però guarda, ha copiato l'autore da che si libra di economia. No, non è che l'ha copiato. L'ha copiato materialmente, perché t'arriva una sede a copiarlo, ma non l'ha pubblicato di niente che era mio. E questa è l'ultima fase di emascita del povero Palomba, che a un mese dei 50, insomma, un secolo della morte, ancora a Cachiuvol, a molestare e a gittare fango al mondo di un personaggio. Allora, parlo della questione familiare, però. Io dico che non comprendo la volontà o la strategia che esa la regola della creata, perché per i pochi eroi, per i pochi referenze, pochi importanti, e chi mi ha già di gittare funk ad amont di questi snobs, non li vece ninguna utilità, perché io penso sempre al giovane che si accosta alla Gares, magari trova e si appassiona alla storia delle Cavaglietta, alla storia della Palmavera, trova Palomba e dice: ah sì, però che c'era un ladro, sapeva, non capito, separando l'aspetto familiare dell'aspetto del carisma e della persona che si stima la sua cultura e la sua lingua, che questa operazione non la vince scicare. La novela io vaig llegir-la ja, la vaig enviar en format digital, no recordo molt bé, hi ha molta diferència de la novela finalment publicada,
Ha de comprar el llibre. Llavors, però jo, no, no, jo he comprat la llibre. Ah, ok, no, perdó. Allora te lo devi mirare un PDF che devi mirare. No, no, io sono allisi in PDF e després la vaig comprar a Sant Jordi. Enganxa en un primer moment, la recomano moltíssim, enganxa en un primer moment, està escrita en grec i la varietat dialectal és molt bonica de la nostra llengua. S'ha de situar en la Segona Guerra Mundial i també en el fet que aquí els governs són els aliats, els que vivim en aquesta part central dels països catalans. Hi ha, per exemple, el Baix Ebre, serà molt barrejat el Tosa, van ser els italians, les italianes d'alemanys. Llavors, també sobta, està referent. La història enganxa moltíssim, que està perquè agafes la... com s'hi diu? No et descobreixes al final qui és el culpable. No expliqui res. No. Però hi ha una coseta que sempre pot somentar de la novel·la, és el que he fet que potser són excessius anys. Perquè, clar, perquè ser versemblant, una història de tants anys amagats, és el que m'ha costat. La resta, que ho valora moltíssim pel fet narratiu que és i no l'última part. Ho valora moltíssim pel fet que sigui el primer novel·la del que és i pel que l'altre sent narratiu, perquè ho has dit, hi ha molt de cantant i molt de poeta, però no en narrativa, però sí que este fet que són molts d'anys, això. I la segona cosa que demostra la catalanitat de l'Alguer, i malauradament, la catalanitat de l'Alguer se demostra perquè ja des de la Palmavera, País i Palomba estaven barallats. Però la catalana de l'Alguer és quan hi ha dos, els catalans han estat barallats. I llavors això passa al País Valencià, passa aquí, i també una miqueta, una autoculpa del rebeu de l'Au de Catalunya, que sempre que tenen un ambaixador, sigui les Balears, sigui el País Valencià, sigui l'Alguer, sigui la Catalunya Nord, sigui la Franja, sigui en dos, un sobre. I això és una cosa eterna de la catalanitat, i quan veus les baralles de l'Alguer, de principis del segle XX i també del segle XXI, malauradament, que les associacions culturals de l'Alguer jo les estimo totes, i en canvi, ells no s'estimen gaire, però ser suaus, que també és un símbol de catalanitat, la baralla. Bé, insomma, si la caralla... Sí, caralla, no, no, si la baralla mos fa germans, allora... Io tengo un germano al quale baraglia tutta la vita, siamo amici ovviamente, perché da patiz sa baraglio sempre. Rispetto al tema della... esattamente, della distanza cronologica, a Irra, la presentazione, che mi ha girato per la presentazione di San Svigliatoro, mi lasciò la versemblanza di un fet dal punto di vista della narrazione del tempo reale che si porta all'interno della novella, l'importante è che sia versemblante dins del conflitto del limite della novella. E io mi stic cosciente del fatto che costa un po', è una stia che il lettore mi ha fatto un prestito di confianza, è meglio di dire, perché ha stirato una mica l'usine, però dite ciò funziona a venta della novella e per assolta può continuare questa confianza e continuare a leggere il libro. L'obiezione che mi hanno fatto la maggior parte delle persone, mi hanno fatto che il suo sta a casa, non sovrani per 60 anni, perché lo spesso spes passano con più, ma sono spesso, io sono 50 anni. E è verità che costa un po' di immaginare questa cosa, però una volta superata la rotta per la quale c'è la differenza è una rotta anche obbligatoria, perché per superare l'epoca della transizione archeologica, così che per quadrare la realtà di quello che realmente succede da Alghe è tanto da stirare una mica. Però l'altra cosa è ciò che ho voluto fare, mi ha portato veramente tanta un po', da dire che tanta sforzo, che è stata la che sa benissimo che la città, il terreno della città, sono pavimentati con codus prolos, che è la chiesa di un ginchetta. La mia ginchetta è una parola che era finalizzata come non per scassellieri, però alla fine è interpretata.
perché sennò la parola identitaria, no? Tantas jinquetas suman e fanno un carré, no? Per la sua che consente una grave. Però io dico sempre che cada jinqueta che è stata il libro, ti puoi usare una parola che la trovare anche gli occhi. Il libro è geograficamente preciso. Okay. Mentre la scriveva pensava che si veniva bene, da chi ha preso 4 anni, trovava un turista catalano che passeggia per la città e che diceva all'altro, mira, anche io da che libro è suscetta che c'è cosa. Allora, si passa ancora da sì, si capita che io stica anche gli occhi e antenca che c'è frase, sicuramente mi farà prendere e vuol dire che la gente ha riconosciuto ciò. La realtà della novella sta cambiando tra scuola. Ha una scena on il protagonista parla a un compagno dell'università, o a un amico, a un coetaneo. Il protagonista che parla solo a Margherese della novella perché ha il dottor Iaio stesse parla a Margherese. Il dottor Iaio soltanto tanta detenza a Rita del Soderrani che quasi quasi non si racconta con sa parlare in italiano. Che è una cosa realistica per la guerra del 1943. L'italiano la guerra del 1943 lo parlava Gian Palomba, che era maestro da scuola, che parlava inglese naturalmente, però essendo maestro da scuola teneva ad imparare la lingua di Machine Nazionale e insegnava, però il 90% della popolazione parlava inglese, no? E allora anche su dos, per esempio, si assustano quando lui parla a un amico e l'amico gli parla in italiano, perché un giovane di 20 anni non parla inglese. La realtà per me sociolinguistica è la Chiesa. Io lo so assolutamente di un... Ma che c'è detto? È continentale. Continentale vuol dire anche italiano. Non salvo, no? No. È salvo, no? È vero che... E cosa non parla magari? Non so se cosa gli ha passato che dico che non parla magari? È esattamente al revés. All'epoca un mignolo che lasciava il carrè, più giocava a salto, se si parlava in italiano, gli tiravano a spesa, probabilmente. Gli agenti alla ghe, che noi la garezza di nascita, per favore la ghe, che portavano una danza 60, la grande migrazione del resto della Sardegna, perché la ghe gli avvia turismo e per la sua gli avvia opportunità del lavoro, e anche lo sviluppamento edilizio della città, per la sua gli avvia mestre lavoro. Molta famiglia sono paura importanza della città, lo meno carnesse per esempio, che non sappiamo a quale io passo, ma che scriva già la carnesseria, anche la carne buona, però fa la carnesseria perché ci può parlare anche adesso. Chi è di Villanova? Villanova è una città della montagna a 25 km da lì. Io mi dieva, io magari devo parlare di partite perché mio padre e mia madre parlavano saldo, perché la Villanova gli entrai e parlavano saldo, però io quando lasciava il carretto, voleva giocare al Zantus, l'unica maniera era, per la mia interazione, l'unica maniera era parlare inglese. E il parla una inglese popolare perfetta, perché l'ha imparato il nostro gran poeta Antonio Cano, che si dà su me, è il Deusier, che è una città del centro-nord di Sardegna, e come lingua iniziale è la lingua santa, però se sono innamorato della Legaresca, chi aveva scritto... Perché se voleva giocare allo Sidezzo, chi aveva scritto... E ciò ha funzionato in Sazans 70, insomma, in spesa, poco a poco, con la televisione, eccetera, l'uomo della linguistica ha cambiato, cioè la realtà della scuola. E la batteria che esce... Il microfono si... Molto bene. Més coses. Suposo que precisament aquesta realitat que deies, no? Que no podien jugar al carrer sinó en el gres, ara això està totalment invertit. Sí. Bueno, jugar al carrer, parlem del pati de l'escola, òbviament sí. Deuen parlar bàsicament en italià. Sí. Totalment en italià. Com diguem-ne, a les generacions, bueno, el que seria l'escolaritat obligatòria, chi papete l'alcarezza? Beh, allora, la scuola, a chi su dire, quando tornerò a legare una conferenza, gli avrà una conferenza da molti di ciò. La stessa della scuola è che gli ha molta gente tra la scuola membro dell'Opinion della GRE, per esempio, che è unicamente per ANS, ANTET, attività
volontaria, completamente gratuita, alla scuola si è arrivato un progetto, anche si avvisava il progetto Paloma, ora sembra che il Pent Boost della famiglia, però si avvisava il progetto, e, che era un progetto di educazione linguistica, magari per l'asminio della scuola primaria. Un progetto che è durato una vintena d'anni, e la stessa è acabata. Io mateix, la mia epoca professionale precedente alla Palma Provara, aveva scritto una serie di progetti che sono stati approvati dalla provincia del Sassar per fare la scolarizzazione all'istituto. Non so, non sono una mica esgrans, però erano tutte attività che iniziavano e acabavano con progetti puntuali. Del 2018 abbiamo una nuova legge regionale di politica linguistica, porta influenza da volte della scuola, che però ancora non si applica plenamente. Non si applica plenamente perché noi ha un costo dei docenti preparati per poterlo applicare. Gli docenti che nascono come parlanti da Garese o che hanno avuto la possibilità di apprendere Garese sono a migiana, non dico al lavoro della giubilazione, ma quasi. E il calcio è già giubilato, Claudio Sanna, per esempio, maestra italiana e cantautore, sta giubilato in Guan. Franco Cano, a non parlare di dance, a migranti, io anche, stanno accavando. E la nuova generazione sì che ne ha, però no, non sono dance. Falta il materiale didattico, che anche era una tasca che aveva fatto il Centro del Recursos Pedagogis Maria Montessori, che stava sempre a rinforzare l'Omnium Culturale dell'Alghè. Questa cosa si sono, però si stanno anche lasci e non si fa formazione dei docenti. È difficile che sappiamo fare. La cosa che mi sta facendo anche l'ENS, anche SCAM, secondo me, è la situazione della lingua sarda, perché lì è una lingua regionale che vale per tutto. E Sardegna è una terra multilingua, la lingua sarda, la lingua sassarese, il gallurese, il tavarchì e la galese. Questo, no? Già, sono cinque lingue, hanno una sola lingua, no? E la lingua sarda non è una standard, la lingua sarda non è... sì che i materiali didattici però sono sempre cose aspettate una mica per alcune cose sì, per esempio non per i materiali di storia però non per i materiali didattici di matematica o di scienza e cosa fa fare classe se non pensi ai materiali didattici? Tens di tendere al professore, tens di tendere al materiale didattico, tens di tendere a un dirigente della scuola che sta d'accordo a fare questa cosa, tens di tendere un'officina scolastica regionale che è la emanazione dei ministeri che governa la tua scuola della Sardegna e che ti desse a favore e si può evitare di implicarsi a questa cosa lufana e è una via un'amica ancora lunga. E spero ciò che lo trabalt che fanno le sessioni culturali a me baraglianza e abbiamo tutte le difficoltà è la cosa che ancora fa flottare un'amica e non fa sopravvivere. La cosa castellera nasce con l'idea sì, di fare castelli, però da recuperare a che ambiente, qual giugante, giugas a Margheris. Il primo articolo della statuto, io ce l'abbiamo voluto fare, una volta che abbiamo creato l'UNOM, sì, la due prime cose erano l'UNOM, che veniva ad essere un nome identitario, e seconda cosa, il papà che giugava a Margheris al rito della coglia. Articolo 1 della statuto, che non è che la stata spesso lo tengo, alla scivola agli arenti, a me usato, perché per gli erano usato se in mezzo alla chiesa si può usare. E questo è per mantenere la tradizione. Però all'articolo 1 della statuto si dice che la lingua veicolare della coglia castagliera è la chiesa. L'usosis, membri della coglia castagliera, che già la parlano, sono obbligati. Che non può obbligare un mignon che non parla la chiesa, parla la chiesa. Gli puoi portare una pistola e dire parla la chiesa. Però sì che può complicare la gente che sa che lo parla. Allora, lui che parliamo tende a utilizzarlo sempre. Lo svignonze o lo altro, so perché tende a in gente, no, la garetta che fa parte della coglia, naturalmente, non potremmo obbligarlo. Però la terminologia, la comunicazione, il gruppo di WhatsApp, io non scrivo una parola in italiano del gruppo di WhatsApp. La stessa gente mi avvisa, noi compresi, ma Giulias, sì, perché sei siciliana, è una miniera siciliana. Che ha fatto l'Erasmus anche a Tarragona, che ha fatto Castelseglia prima di Musaldros. Però so un po' che il catalogo lo comprendo, però magari io apro una parola galese e la nostra trova, e se ne porta la gay, e allora la giù. Però so, io voglio calcolare
del Vacarès. I problemi che sa la progressia, che è l'ambiente nel quale durante tu impari la lingua. E noi siamo a scuola, noi andiamo con gli altri, perché scelgo la magia, ah, facciamo se mio scelgo. Ha sbagliato, benissimo. Arriva il momento che parlava sbaglio, che comincia a prendere la lingua, perché tu studi al plus, e lo sfondador, l'animador, il capecoglia, la gente che è bravo della coglia, può fare sia che c'è la posta, la scommessa che ferma usato, spesa accade mantenere la barra mentre che la scuola e la politica passino la parte tocca a ellos. Molto bene, grazie. I molti anni partirà davanti di ciò. Alguna qüestió més? Bueno, doncs escolta, hemos venido aquí a hablar de su libro y hemos venido también a comprar tu libro. Per tant, és a dir, ara és el moment, si espero el moment, el comprarem. Jo estic aquí, fins a demà matí a les 10, no tinc que compromisos. Molt bé, molt bé. Perquè la 10 és les 4, que tinc que posar. Retornen els temps i ha passat. Muralles de Tarragona, fermes i majestuoses, sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Sou esguarda noble història de la Tarraco romana. Muralles, qui us contempla s'encoratja, és prou ric vostre bagatge, Tarragona vostra imatge, se l'estima en gran passió. Muralles de la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar, des de la plana fins a la serra. Això està fet per tu i per mi, tant si fa bo com si hi ha tempesta, tant si fa fred com si el sol crema, tant si fa vent com si està calmat. Això està fet per tu i per mi, vinga tothom. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar.